Qua è pieno di roba. Allora, ci troviamo qui al Monte Tuscolo, come potete vedere è notte, è sera, e incontriamo Hermes, un caro amico che conosco da più di 20 anni e che è stato sempre appassionato dello studio dell'ufologia, insomma, quindi dal 2008 all'incirca che ci conosciamo. Oggi gli chiederemo qualcosa in relazione alla sua ricerca personale, insomma, sempre nel campo dell'ufologia. Hermes, come hai iniziato ad occuparti del fenomeno? Allora, ho iniziato un po' per gioco, un po' per passione, quando ero ragazzo, 13 anni, ho cominciato a leggere i primissimi libri, quelli di ufologia, quelli su Adamski, a bordo dei dischi volanti, oppure i libri, per esempio quella su Di Bitonto. Fondamentalmente ogni cosa che narrasse popoli che fossero, diciamo, provenienti da altri pianeti, quindi altre realtà, mi affascinavano, e di conseguenza poi tutto quanto quello che è, diciamo, di confine, come viene definito così. Parliamo di quali anni, diciamo? Degli anni. Vabbè, io ho cominciato che avevo 13 anni, quindi è proprio una mente giovane. Ho cominciato un po' con i film, la fantascienza, ma poi fondamentalmente quando si arriva a 13 anni, io poi sono cresciuto in una famiglia molto aperta su queste tematiche, non soltanto ufologiche, ma anche molto, diciamo, spirituali, anche di antiche civiltà, l'alchimia, quindi per me non è che fosse proprio il pane quotidiano, ma una via di mezzo. E arrivo a questa età che avevo una fame di sapere straordinaria, e questa fame di sapere aveva bisogno di essere colmata attraverso i libri, attraverso la lettura. Poi a quei tempi, 13 anni, ancora non era come adesso che c'era internet. Certo. Quindi serviva veramente leggere, informarsi. C'era forse qualche rivista, credo, sì, di qualche centro ufologico. Come, insomma. No, assolutamente sì. Allora mi appassionai a Dossier Alieni e, sì, Notiziario UFO, che, certo, erano praticamente le prime riviste del Centro Ufologico Nazionale, il CUN. Certo. E quella fu una rivelazione, quella e anche Nexus, che tuttora, sì, c'è, sì, ancora, sì, Nexus, certo, rivista straordinaria, edita credo inizialmente in Australia e poi arrivato pure qua in Italia. Ma e quello tratta un po' a 360 gradi. Ma quando ti sei detto, seguendo, diciamo, ecco, magari i libri, le riviste, ti sei detto dentro di te, ma qui c'è qualcosa che vale la pena approfondire? Sì, diciamo che là ho cominciato a capire, quando ero sempre 13-14 anni, anche in base un po' ad alcuni sogni che ho fatto, poi ero appassionato di astronomia, e ho cominciato a capire, ho detto qua c'è qualcosa, qualcosa che non torna, di cui nessuno parla, di cui tra l'altro ne parlano addirittura nel passato. Ci sono tantissime prove nel passato, anche nei testi antichi, nei testi Veda, che sono i testi con gli antichi indiani, nella Bibbia, in alcuni vecchi dipinti, oppure anche guardando l'archeologia, quella nostra odierna. Certo. Non per forza, quindi, c'era la necessità di andare oltre i confini, basta anche aprire, che ne so, un testo di archeologia precolombiana e vedere strani disegni, strane come astronavi. Cito la stella di Palenque. Sì, sì, sì. Beh, io ricordo i libri di Peter Colosimo che parlavano di tutte queste scoperte, sì, eccezionali. Una rivelazione, i, certo, libri di Colosimo, una rivelazione. Poi ovviamente, ok, non so, ero un ragazzo, adesso sono un uomo,
rimane sempre quella voglia di ricerca, ma nello stesso tempo dici, ok, non ho i mezzi fisici e materiali per poter constatare se quella cosa là che io ho studiato da giovane, quell'avvistamento, quella cosa lì, può essere una cosa reale oppure no. Ed è per quello che nasce la ricerca, certo. Per quello che nasce la voglia di andare oltre, di non soffermarsi laddove tutte quante quelle persone, ma anche gli stessi ricercatori, anche del CUN, con rispetto parlando per carità, o altri ricercatori ancora dicevano no, va bene, non hai abbastanza nozioni per arrivare a questo, oppure non hai abbastanza strumenti per arrivare a quest'altro. Io ricercavo, andavo oltre e non mi fermavo, diciamo, allo stop fisico che mi ponevano davanti queste persone. E poi questa che dovrebbe essere la vera ricerca. Certo. Sia in un ambito anche, volendo, giornalistico, sempre cercare, andare ricercando la verità. Con un passo sempre aperto verso poi l'infinito. Adesso qua siamo su questa bellissima cornice del Monte Tuscolo. Alle nostre spalle abbiamo il Monte Cavo, Rocca di Papa, abbiamo tutta la zona. Non è proprio l'infinito, vabbè, l'infinito, certo. Abbiamo lo spazio, il cielo, la luna, però ecco, anche questo è l'oltre. Certo. La ricerca non ha confini. Certo. Ma c'è un caso in particolare che magari ti ha, diciamo, in quel periodo in cui hai iniziato, che ti ha fatto... Ma vabbè, io ero estremamente affascinato da tutto quello che riguardava proprio Adamski, infatti per quello... Il contattismo, quindi. Il contattismo, assolutamente sì. Poi crescendo ho cominciato a fare quello che poi si chiama in gergo skywatching, quindi osservazione del cielo con gli amici. Quello che facciamo oggi. Quello che facciamo oggi, assolutamente sì. Esattamente sì, Daniele, e quindi andavamo, che ne so, a Veglio, qua vicino Roma, sì. Non soltanto qui sul Monte Tuscolo, a parte che ci sono tantissime zone, in realtà basta un qualsiasi posto, anche sulla montagna, dove non c'è inquinamento così visivo dovuto dalle luci della città. Certo. Laddove proprio il cielo è più buio possibile, già là si possono vedere delle cose interessanti. E tornando agli skywatching, ci recavamo spesso a Veglio, che è una zona molto interessante a nord di Roma. A sì. Nord di Roma, assolutamente sì, oltre l'isola Farnese, quindi sulla Cassia, in direzione quasi di Bracciano. È un luogo che io oserei dire mistico, perché non è soltanto importante da un punto di vista archeologico. Veglio è una delle città etrusche, una necropoli sì. Etrusca, però una proprio delle città etrusche più importanti. E da un punto di vista ufologico ci sono state degli eventi interessanti. Tu sei stato testimone di qualcheduno di questi eventi di persona? Ma guarda, io di persona ho vissuto un evento che io a distanza ancora di quasi 17 anni, perché è successo intorno al 2000-2002, ancora non so darmi una spiegazione, però veramente particolare, una cosa che veramente ti fa venire la pelle d'oca. E avvenne che eravamo in tre, io, Fabio e mio fratello, stavamo appunto presenziando uno di questi nostri skywatching, che poi come avviene lo skywatching? Guardiamo il cielo, binocoli, puntatore laser e quant'altro, anzi a quel tempo il puntatore laser ancora non esisteva, o comunque c'era, ma non erano così potenti da vedere la tracciatura, tipo, posso fare l'esempio, sì, eventualmente, come no? Tipo in questo caso qua, ecco, a quei tempi là ancora non so c'era se, la tracciatura, non so se è visibile, esatto, e c'era soltanto il puntino rosso, per intenderci, sì. Fatto sta che stiamo lì, là c'era noi li chiamiamo l'altopiano, c'è un altopiano là a Veglio, in questa zona dove noi andavamo spesso, e praticamente c'era una gigantesca quercia, che purtroppo adesso non c'è più, che è caduta come punto, diciamo, di riferimento. Insomma, fatto sta, che cosa succede? Fabio e mio fratello cominciano a urlare, adesso la faccio breve, se no qua ci dilunghiamo, cominciano a urlare guardando
sulla sinistra. Ecco, io sto così, verso la sinistra, qua c'è una gigantesca quercia secolare, e fanno "oh, anvedi, anvedi", e cominciano a correre in quella direzione. Io sulla destra faccio "anvedi, anvedi" e comincio a correre in un'altra direzione, pensando che quello che stessi guardando io lo stavano guardando anche loro. Quando poi ho capito che non c'entrava nulla, e là poi ci siamo messi a ridere. Loro praticamente avevano visto un bolide, quindi un meteorite, semplicemente bello grosso, che era passato da una parte all'altra della volta celeste, quasi passano dietro la vista della grande quercia, e quindi erano rimasti così estasiati, certo, esterefatti di questo spettacolo, perché insomma era un meteorite di quella dimensione là, un bolide anche abbastanza raro, perché aveva illuminato, non dico a giorno, però insomma era stato abbastanza considerevole, intenso. E poi si era anche sentito lo sfrigolio. Io invece avevo visto un'altra cosa che non c'entrava nulla, tant'è vero che loro inizialmente mi avevano scambiato per matto, ma poi, sapendo che comunque sia non sono una persona che raccontava storie o quant'altro, e vedendo la mia paura e oltre lo stupore, premetto, non avevo bevuto, non facevo e non faccio uso di sostanze, certo, strane, psicotrope, no, tengo a specificare, però giustamente chi mi sente da casa dice vabbè, oh, se sarebbe bevuto qualcosa, insomma, invece, no, a quel tempo guarda, bevevo sì e no due dita di birra neanche, ma quella sera non avevo bevuto. Comunque, fatto sta che ho visto più o meno di questa dimensione qua, come un grosso batuffolo di cangiante, come di ovatta, io volgarmente, perdonami, lo chiamo così perché non saprei veramente come altro chiamarlo, che letteralmente correva nel prato. Allora era tutto buio, non c'era la luna né mezza né uno spicchio, niente, cielo buio, terzo non c'erano nuvole, e era una serata estiva, e ti ho visto questa cosa bianca che correva zigzagando nel prato, e l'aveva fatto per 6-7 metri, perché poi dopo più o meno abbiamo preso le misure. E io mi ricordo che strabuzzai gli occhi, e ho detto vabbè, non è possibile, che ne so, una pagliuzza nell'occhio, la polvere, o magari può essere passata una macchina che mi ha accecato, e allora credo di aver visto qualcosa. No, nulla di tutto questo, io l'ho inseguita, e loro mi sono testimoni, perché mi hanno visto che correvo come un deficiente, e correva nel prato e indicavo e indicavo come un pazzo, e indicavo laddove però non c'era nulla. Quindi esattamente cosa fosse non lo so, ma è scomparsa così come è apparsa, stranissima. E che cosa c'entra questo ipoteticamente con l'ufologia? Perché lì a Veglio, a parte che anche il grande Stefano Breccia, che è uno scrittore contattista che è venuto a mancare diversi anni fa, scrisse un libro inerente praticamente al caso Amicizia. Contattismi di massa, esatto. Il caso Amicizia è un caso ufologico estremamente importante, che si è verificato, credo, tra gli anni 70 e gli anni 80 a Pescara. 60. Sì, anche prima. 60 e 70, mi ricorda Fabio, scusami. E prende fondamentalmente le zone di Pescara, ma questi ipotetici, diciamo, alieni, che erano questa razza che era in contatto con appunto i personaggi del caso Amicizia, erano praticamente combattevano contro una sorta di fazione aliena negativa, che era una W56, che pare che avessero una base, si dice dalla leggenda, proprio a Veglio. Sì. E lì a Veglio ci sono stati tantissimi avvistamenti strani, ci sono persone che hanno visto entità, luci correre anche lì, un po' come l'ho vista io, però loro hanno visto luci rosse correre nel prato, e non c'erano laser, non c'erano fonti, certo, luminose, che quell'epoca potessero, no, esatto, certo, c'era nulla, che fossero riconducibili a quello, tipo automobili, motorini, torce, nulla di tutto questo. Ci sono stati purtroppo anche casi di cronaca nera, che c'erano le messe nere un po' più giù a valle. È stato un po' meglio, un po' un crocevia di energie, sia positive che negative, e nello stesso tempo è, come mi piace un po' definirlo, ok, non hai le prove,
magari questo qua un ciarlatano, stai raccontando un sacco di stupidaggini. Considerazione mia personale, da quello che io ho sentito, che ho percepito là, è come se fosse una sorta di portale dimensionale. Però qua stiamo fantasticando, per carità. Ovvio, ovviamente non ho riscontri fotografici, non ho immagini da telecamera, qui siamo soltanto pur parlé, ecco, io sto raccontando semplicemente quanto ho vissuto, quanto ho visto. La tua testimonianza è sì, per carità, non sono ecco un ricercatore che ha scritto libri, perché adesso qua in Italia ormai, ma anche all'estero, se sei ricercatore e sei, diciamo, addentro la questione e quant'altro, allora ti danno un minimo di credibilità, altrimenti sei un pincopalino qualunque. Ma io sono volentieri un pincopalino qualunque, non ci tengo a voler dimostrare niente a nessuno, però dato che sono qua ho avuto piacere raccontarvi la mia storia. Chissà che magari qualcun altro non ha vissuto qualcosa di similare e se lo tiene così là in un antro della propria mente,